Una donna della Valseriana si trova in carcere per quale motivo? Nella notte del 12 dicembre scorso la squadra mobile della Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito un fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio commesso appunto dalla donna nei confronti del marito. Questo perché è stato riscontrato che all'interno dello stomaco del marito, nel corpo del marito, il 4 dicembre gli è stata somministrata in via esogena, quindi con una somministrazione esterna, del benzodiazepine che hanno fondamentalmente portato il marito ad addormentarsi, poiché è un sonnifero la benzodiazepina, e una successiva infiltrazione intramuscolare di insulina. Questo ha costretto quindi il marito a essere trasportato in codice rosso tramite elisoccorso in coma ipoglicemico e in acidosi metabolica. Dalle verifiche effettuate è emerso senza ombra di dubbio che ciò che ha determinato la somministrazione è stato appunto un caffè preparato dalla mattina intorno alle ore 9 dalla moglie, un caffè dove probabilmente è stata polverizzata una compressa di una sostanza appunto che contiene la benzodiazepina. Una vita in apparenza normale, ma che invece ha rivelato sia un precedente sulla donna che delle altre relazioni. Sì, dall'assunzione di informazioni acquisite appunto tramite i soggetti protagonisti di questa vicenda, sia la moglie che il marito e comunque tutte le persone collegate all'ambito familiare, a questo ambito familiare hanno comunque davano indicazioni relative ad una situazione familiare idilliaca, tant'è che le due persone, nonostante convivessero da diversi anni, da circa dal 2003, si sono effettivamente formalmente sposate il 31 luglio scorso. Tuttavia, dalle verifiche poi effettuate tramite pedinamenti, tramite analisi dei tabulati telefonici, è emerso invece che la signora aveva effettivamente una relazione extraconiugale e che probabilmente per cercare di liberarsi, tra virgolette, del marito abbia appunto effettivamente pensato a questo estremo gesto.